Benvenuti a tutti. Oggi è il primo giorno della settimana, lunedì 25 aprile 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Logica batte intuito 3-1. È la logica oggi a battere l'intuito, soprattutto sul fronte commerciale, dove facendo shopping riuscite a valutare con una semplice occhiata se la merce esposta valga il suo prezzo oppure no. Dei consigli degli amici, scarni con Saturno in sestile, fate volentieri a meno, avvezzi alla vita da single sapete badare a voi stessi al punto che non permettete a nessuno di interferire con i vostri piani e le vostre scelte. Intuito e ispirazione in cantina, la natura, splendida a fine aprile, non vi parla come vi sareste aspettati, saranno forse le nubi che danno al cielo una parvenza autunnale o la stanchezza di questo secondo ponte a pochi giorni dal primo che comincia a farsi sentire sulle vostre gambe e soprattutto sulla vostra psiche. Ogni tanto un po' di regolarità e di pace giovano anche a un guerriero del vostro calibro. Il futuro non appare molto confortante, almeno come lo desiderate. Ci sono stati degli inganni e delle infedeltà in passato, potrebbe essere da parte del vostro partner o ex, da parte di un dipendente, da parte di un amico, di un collega. La vita si complica e le relazioni con gli altri appaiono più difficili da coltivare. Mancati incontri per i single. Cercate la comprensione nel partner che in questo momento non vi dedica molta attenzione. Ricordategli che esistete. Importanti la salute, gli animali domestici. Cura di più il tuo look. Vesto di bianco o con colori chiari oggi. Incontri piacevoli e utili. Sarai loquace e simpatico. Ispirerai fiducia. Non preoccupatevi eccessivamente se oggi qualcuno, specialmente sul luogo di lavoro, si mostrerà ostile nei vostri confronti. Non cercate di affrontarlo ma fate buon viso a cattivo gioco. Non abbiate timore di tendere la mano a chi ha bisogno del vostro aiuto, qualcuno poi vi ricompenserà abbondantemente. Possibili telefonate strane in arrivo, non scervellatevi più di tanto nel cercare di capire chi è. Potrebbe trattarsi di un banale errore. Uno stile di vita regolare, sobrio e leggero non potrà che giovarvi soprattutto in questo momento in cui potreste avere piccoli momenti di tensione da superare con semplicità. Basta poco per spiccare il volo liberi dal legarci con il passato. Liberatevi di ogni legame con ciò che ormai è dietro le spalle. Non rinvengatelo ad ogni occasione. Vi sentirete liberi di volare. Oggi cercate di fare del bene e di cuore, qualsiasi cosa farete oggi di buono e di positivo vi verrà presto ricompensato centuplicato. Ricordate che la vostra destra non sappia ciò che fa la sinistra, fate del bene senza vantarvene. Occasioni utili per colloqui di lavoro, alcuni sapranno approfittarne per fare colpo sui datori di lavoro. Per alcuni potrebbe ancora non essere la sistemazione definitiva. Splendide novità in campo sentimentale per le nate alla fine del segno. L'amore sarà la cosa più importante per voi in questo giorno. Vi esce da tutti i pori. Sarà un giorno molto felice. Questo è un giorno che promette incontri positivi. Focalizza la tua attenzione su questioni finanziarie, perché potrebbe essere in arrivo una certa somma di denaro. Godete del favore di persone importanti e capaci di dare una svolta alla vostra vita professionale. Marte ancora in transito nel segno amico dei pesci vi alleggerisce di alcuni malumori dei giorni scorsi, specie se appartenete alla prima decade. Saturno Aquario, in splendido aspetto per il vostro segno, inoltre e specie se festeggiate il vostro compleanno tra il giorno 12 e il 17 del mese di aprile, è in questa giornata di piena primavera il vostro accompagnatore mondano d'eccezione. Invitati a feste e a ricevimenti con amici e familiari di qua e di là, vivrete con freschezza il momento che gli astri vi donano. La giornata di domani promette bene e la prossima settimana ancora di più. Siete vicini ad un profondo cambiamento nella vostra vita. Molte cose stanno per succedere e molti di voi troveranno finalmente le soluzioni a fastidiosi problemi che si trascinano da tempo. State avendo delle possibilità in più in questo periodo, che non vi permettono di abbassare la guardia per quel che riguarda il lavoro. Non è una cattiva notizia anzi, quindi non c'è motivo di mettersi in ansia. Semplicemente,
dovrete impegnarvi di più e svolgere le vostre attività con costanza e responsabilità, poiché i risultati potrebbero essere importanti. Imparate a prendere le notizie nel migliore dei modi possibile. Lunedì vacanziera, in tono minore rispetto alle aspettative, primo perché gli amici, a causa della congiunzione tra Saturno e la Luna, sono un po' ridotti e ciascuno un po' sulle sue. In secondo luogo vi preoccupano le spese, che volenti o nolenti state effettuando per questo secondo long weekend. A ribadirvelo con aria imbronciata la coppia Mercurio-Urano nella vostra seconda casa, che oltretutto vi tira le orecchie sui vostri gusti e abitudini alimentari, state mangiando troppo e male. Ma poi non lagnatevi se vi sentite gonfie e faticate a scarpinare. Amore ed Eros. Corrente emotiva discreta ma non esaltante col partner, lo vorreste più vicino, invece trascorre parecchio tempo a chiacchierare con gli amici al cellulare e lo stesso fanno i pupi in età della ragione. Gli unici non tecnologici in casa siete voi, attaccati ai vecchi schemi, rassegnatevi tuffandovi in un bel libro, sarà il compagno di questa serata. Siete single? È Marte il benefattore dei colpi di fulmine che avete suscitato di recente. Al di là della soddisfazione personale, capite adesso se la persona che avete sedotto incontra il vostro interesse. Se invece siete in coppia, pianeti in segni d'aria potrebbero farvi accendere oggi polemiche su questioni di principio con la vostra dolce metà, che vi toglierebbero solo del tempo prezioso alla possibilità di condividere il vostro legame in serenità. Lavoro e denaro? Soliti bisticci tra amici. Se dopo una cena si decide di dividere il conto per il numero dei partecipanti, qualcuno trova da ridire, facendo osservazioni spiacevoli sulla quantità e sulla qualità delle scelte dei singoli. Fare i conti della serva, direbbe qualcuno, indizio di totale mancanza di amicizia e collaborazione. Vero che di questi tempi i soldi vanno spesi bene e quindi equamente, ma una volta tanto si può anche chiudere un occhio. Supporto a un parente in difficoltà che ha bisogno di una mano, pazienza se è lunedì, se avete abilità manuali e artigianali lo fate con piacere. Tutti hanno lacune, basta saperle nascondere. Anche se siete costretti ad arrampicarvi sugli specchi, nessuno se ne accorgerà, riuscirete a cavarvela anche in questa occasione, senza subire critiche. Qual è il film che meglio si collega al vostro segno per la serata? Potrebbe essere un'arida stagione bianca del regista Eutsan Palk girato nel 1989 e interpretato da un sempreverde Marlon Brando che appartiene proprio all'Ariete. Benessere. Stranamente per essere fine aprile il mal di gola diventa il compagno di questa giornata, che doveva essere sportiva e campagnola, ma tra vento e pioggia vi sentite in pieno autunno, insomma, le stagioni capovolte di sei mesi. Occhio però a non prenderla alla lettera, come se fosse fine ottobre, risultato, una bella sudata. Sempre esagerati voi, in tutte le vostre manifestazioni. Se hai del lavoro da fare sul tuo corpo, come interrompere alcune cattive abitudini e iniziarne di nuove e buone, oggi sarà più facile farlo. Uscite e trovate un libro di cucina sano e stimolante e iscrivete ad un corso in palestra. Per lei, shopping con le amiche in gara. L'occhiata veloce e la mano pronta a sfoderare la carta di credito, in lizza la scarpa o la borsa ultimo grido, sensibili alle mode non solo nell'essere, anche nell'avere. Per lui, inutile chiedere l'ennesimo prestito a un amico, stavolta non mollerà un euro. E non potete dargli torto, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Colore delle emozioni, senape. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.